Buongiorno, buonasera e buonanotte cari radioascoltatori, questa è Radio Doppio Malto, la rubrica è A Lumiere di Candela, io sono il solito Jonathan Squillace e con me c'è il solito Francesco Antonini, ecco. Sempre per voi da Radio Doppio Malto a parlottare di cinema, perché certo. Dire parlare di cinema. Stasera la puntata è fumettosa. Esatto, perché io ultimamente abbiamo deciso mi occuperò di questo piccola serie, sottoserie esatto, di Radio Doppio Malto, cioè di Alumere di Candela, scusate, che parla del fumetto nel cinema. Abbiamo parlato l'altra volta del supereroe, diciamo, per eccellenza, che era Superman, male bene che mi sia venuta comunque no dai, era venuta anche quest'oggi invece, come avevamo accennato nell'ultima puntata, torniamo nei lidi italici, certo. Perché parleremo di quello che probabilmente ha, io secondo me attualmente il fumetto italiano forse più seguito, anche, beh, potremmo dire di più, cioè è diventato un fenomeno di costume anche, sì, che è classe 86, che è Dylan o Dylan, che dir si voglia, De Gustibus, esatto, o Delano Cane, come mi piace dire a me una razza di cane per cinofili, esatto, perché noi siamo, quali noi siamo, e cinofili, esatto, okay. No, gli altri verso di noi sono dei cinofili che siamo dei cani, okay. Sono amanti della nostra trasmissione, quindi amanti di due cani, insomma. Cinefili, esatto, cinofili, ecco. Allora, Dylan Dog, come nasce Dylan Dog? Nasce dalla penna di Tiziano Sclavi, un piccolo genietto, Tiziano Sclavi, esattamente, un piccolo grande genio, possiamo, certo, definirlo, certo. Allora, praticamente, cioè, passiamo direttamente a il fatto che lui nel 1979, se non erro, passa a lavorare per la Bonelli Editori. Lui aveva avuto già delle sue esperienze, cioè, aveva già dimostrato la sua bravura in altre, esattamente, produzioni, giusto per citare il Corriere dei Ragazzi e anche il Giornalino, se non erro, e scrive anche dei romanzi, esatto, scrive anche dei romanzi, e dopo ne parleremo anche di uno, certo, in particolare, certo. E arriva nel 79 alla Bonelli Editori, la leggendaria Bonelli Editori, la grandissima Bonelli Editori, e comincia a lavorare per una testata che a te piace particolarmente, ovvero Zagor, lo spirito con la scura. Infatti lui sceneggerà gli episodi, tra gli episodi più controversi e anche più lunghi della serie dello spirito con la scura. Poi nell'82 scrive anche per Mister No, altro fumetto, altro fumetto ormai entrato nella storia, esatto, e poi anche per Ken Parker, poliziesco, esatto. E nel 1986 dà alla luce il numero 1 del 26 settembre, credo, 1986, di Dylan Dog, questo personaggio di Dylan Dog, che poi comunque le promesse c'erano, ma lo diremo più avanti, esatto. Ora, prima di parlare di Dylan Dog, un piccolo momento musicale offerto per voi da Radio Doppio Malto, vai.
ritornati dopo lo stacchetto musicale a Lumière di Candela, rubrica offerta da Radio Doppio Malto. Stavamo parlando appunto di del personaggio, il figlio proprio vero e proprio di Sclavi. Esatto, allora Dylan Dog, parliamo due secondi proprio di Dylan Dog. Sì. Dylan Dog è sostanzialmente un detective privato, certo, che certo, suo malgrado finisce sempre in queste situazioni di, da incubo, queste indagini che scadono molto spesso nell'horror o nell'onirico. E è un personaggio che ha una vita abbastanza monotona, da quello che ho capito. Esattamente. Fra l'altro anche un personaggio che è di una vitalità impressionante. Aspetta, parliamo non un sono, attimo. Non sono un fan, ma cioè, ho letto un po' di albi di Dylan Dog e mi dava sempre l'impressione come se gli scivolasse tutto addosso. Sì, e fra l'altro anche molte donne gli scivolano addosso. Sì, e tra l'altro, scusami, molti abiti gli scivolano addosso. Sì, perché cioè, Dylan Dog è per antonomasia vestito con una giacca nera, una camicia rossa, dei jeans lavati e credo delle scarpe beige. Cioè, sì, le cose sono due: o non si lava mai oppure ha solo quegli abiti lì. Sostiene di avere 12 completi tutti uguali. Beh, provaci anche tu a vestirti così, vedrai che le donne, certo, ti cascheranno addosso. Esatto, beh, perché ha proprio il physique du rôle per fare Dylan Dog. Allora, Dylan Dog, fra le tante, che è affetto da alcune fobie, tipo claustrofobia, è aerofobico, infatti cioè, si sposta per qualunque meta, cioè anche se dovesse andare in cinema si sposta in macchina o in nave, se proprio, però soffre di mal di mare. E altra particolarità è che è un ex alcolizzato. Ah, e cioè praticamente un ragazzo, ah, addirittura astemio. Esatto, esatto. Cioè va da un estremo all'altro. E sbaglio, ha un compagno? Ha un compagno, almeno questo è normale, completamente vero? Originale, assomiglia lievemente a Groucho Marx, fatalità si chiama anche Groucho di nome, che è un po' la parte di humor nero anche. Sì. In realtà cioè il fumetto di Sclavi di Dylan Dog, tra l'altro cioè, non sempre sceneggiato da Sclavi, anche da altri sceneggiatori, certo, comunque c'è, certo, un pool che lavora oltre che anche di fumettisti. Sclavi c'è, sì, perché sennò cioè, Sclera Sclera, e è pervaso di un costante velo anche di humor nero. E un po' come Chico Gonzaga, solo che Chico è un po' più infantile come comicità. Esatto. Prima un po' forse anche più vecchio stampo. Sì, slapstick. Esatto. Tra l'altro ti dicevo prima, cioè 86 Dylan Dog, io avrei detto che... Sì, sì, è un anno in più di me Dylan Dog. Sì. Cioè, più giovane di me. E stavo dicendo, allora, accompagnato da Groucho Marx, nonostante tutto quanto, tutte le apparenze, comunque Dylan Dog è un ottimo anche investigatore, che formato a Scotland Yard, non l'ho detto, ma è ambientato, se non dico una cavolata, dovrebbe essere ambientato a Londra, esatto, sì, sì, è londinese. Sì. E un altro personaggio che ricompare spesso è l'ispettore Block, personaggio anche questo non del tutto... Savio, esatto, diciamo un po', diciamo po' particolare che anche i personaggi di Sclavi hanno sempre un qualcosa in più, insomma, che li differenzia dalla normalità, ecco. Sì, ecco. E allora di Dylan Dog di per sé sì, non c'è molto da dire oltre a quello che abbiamo già detto. È diventato un fenomeno di costume, cioè è stato... Sì, attualmente forse, dicevo prima, è il fumetto proprio, o almeno il personaggio italiano per antonomasia del fumetto italiano. Mi piace da Bonelli ha un altro titolo, diciamo, famosissimo. Beh, che è Tex Will, classe 48, tutti cioè... noi conosciamo, esatto. Tu sostieni che sia il primo, io non sono sicuro della Bonelli. No, dovrebbe essere il primo attivo all'oggi, insomma. Attivo forse sì, attivo, anzi probabilmente, quasi sicuramente anche sì. Perché Zagor, se non sbaglio, è di 20 anni dopo. Sì, sì, comunque... Zagor è presente. Sì. È interessante. Però volevo dire solo una cosa. Dylan Dog, rispetto a Tex, che comunque vive molto di un pubblico di quegli anni che continua, sì, a seguirlo, sì. fedele. Esatto, un pubblico fedele. Invece Dylan Dog ha avuto la capacità di saper attrarre di generazione in generazione sempre nuovi lettori. Cioè le vendite di Dylan Dog non credo siano mai calate, credo sì, che sì, si mantenga costante. Certo. Proprio per oltre al fatto anche, diciamo, di una continua citazionistica
perché molti episodi sono presi anche da opere letterarie o da film, sono omaggi. Sì, sono tanti rimandi. Beh, la prova è che non bisogna cambiarsi vestito ogni giorno come Justin Bieber per attrarre dei teenager o comunque dei giovani, insomma, scusate questa battuta provocatoria. Dylan Dog, un'ultima cosa prima di passare ad un altro stacchetto musicale, è ricalcato esteticamente, nonostante quello che si potrebbe pensare per chi conosce e chi ha visto il film Della morte e dell'amore, di cui parleremo dopo, è ispirato alle fattezze di Rupert Everett, l'attore che poi appunto interpreterà il personaggio Della morte e dell'amore, ma di Francesco Della Morte, nel storia. Film sì, ma fammi finire nel film di Michele Soavi, che è fra l'altro un regista, grande che tu, regista, esatto, di B-Movie, perché ovviamente figurati se tu non conosci un regista. Beh, siamo nella dimensione giusta, esatto, però. Siamo nella tua dimensione, ispirato appunto a Rupert Everett dal film, no, dal film, cioè in realtà è post-cedente, come si dice, un lapsus, al fumetto in sé di Dylan Dog. Sì, è molto dopo, precedente. Del 90, no, è del 94 il film, però il romanzo da cui è ispirato è precedente. Molto, è stato fatto molto tempo prima. Esatto. Bene, prima di passare allora al film, un altro pezzo musicale offerto da Radio Doppio Malto. Ok, per capire meglio, Francesco, diciamo le fattezze di Dell'amore e della morte, è interessante. Dei saluti convenzionali dove li hai lasciati, del tipo, e dopo questo stacchetto musicale. Scusa, ero partito in quarta. Parti così in botto. E dopo questo stacchetto musicale, okay. Bene. Ok, ti piace così. I convenevoli sono stati fatti, vai. Vabbè, per Dylan. Comunque è interessante appurare una piccola cosa dell'infanzia di Sclavi, ossia che lui comunque nasce in un paesino Broni, che io non ho mai sentito in vita mia. Broni, Bronx, ecco, non è la stessa cosa. È un paesino dell'oltre Po Pavese. Oltre Po. Ma penso un po'. Allora, tra nebbia, strade silenziose, lunghi e umidi inverni, questa non è una cosa razziale. Comunque, lui dice in una sua intervista del 2002, che poi troverete nel sito omonimo, tizianosclavi.it, dovrebbe essere,
Sono cresciuto in un paesino dove quando passava una macchina tutti si fermavano a guardarla, perché non succedeva mai niente. Quindi questa dimensione, diciamo, ambientale la ricreerà nella dimensione appunto letteraria o fumettistica, creando dei personaggi in ambienti abbastanza tra virgolette fumosi o comunque in ambienti funerei, perché della morte dell'amore è appunto un becchino. Esatto. Fra l'altro anche questa cosa è sfata. Dicevo, questa cosa delle nebbie così non è forse un caso che lui abbia ambientato invece Dylan Dog a Londra, che è proprio la città famosa per eccellenza per la nebbia. Non solo nebbia in Valpadana, esatto. Insomma, come e della morte dell'amore arriviamo a questo benedetto Giuda ballerino, come direbbe qualcuno. Allora, sfatiamo una cosa. Della morte dell'amore non parla di Dylan Dog, cioè non è una versione italianizzata per questioni di copyright, anche perché appunto è una sceneggiatura di Sclavi stesso. È un romanzo di Sclavi stesso. Allora, è antecedente. Si può parlare di un prototipo del personaggio di Dylan Dog? Si può parlare quasi di un esercizio di stile che poi creerà proprio le fattezze finali del personaggio più conosciuto di Sclavi, che è Dylan Dog. Ecco. Allora, praticamente, ripetiamo, Della morte dell'amore, film del 1994 di Michele Soavi, diretto da Michele Soavi, è la storia di questo Francesco della Morte, fra l'altro un personaggio che viene anche recitato poi successivamente, se non erro, in Dylan Dog, la testata stessa. Sì, anzi compare quasi come alter ego, numero, perché la versione più negativa, tra virgolette, oscura di Dylan Dog. Sì, anche la ce versione ne vuole più triste, comunque. Probabilmente, esatto. Sì, infatti, cioè. Perché è proprio triste il personaggio di Francesco della Morte, anche perché gliene succedono di tutti i colori nel film. Allora, sì, Francesco... Allora, praticamente, Della morte dell'amore si può definire forse... cioè un non convenzionale zombie movie, perché sostanzialmente sì, potrebbe sì, anche perché comunque è molto simile ad un l'ambiente è molto simile ai primi horror di Pupi Avati, cioè ambientati in una pianura, è molto italiani come esatto. Come fatte. E allora sostanzialmente Francesco è un becchino in questo cimitero della ridente città di Buffalora. Sì, che tra l'altro anche lui si sceglie proprio il miglior modo di vita. Esatto, insomma. Accompagnato dal suo aiutante demente, ovvero Gnaghi, che è ben distante invece dal personaggio di Groucho. Qui parla solamente Francesco, non ha un comprimario che gli ruba la parola. Ok, anche meno vivace. Esatto. Quindi qua spiega. E praticamente lui è un becchino, però la sua vera occupazione, a dire la verità, è quella di... diciamo rimettere al loro posto questi cadaveri che ogni tanto si alzano, ogni tanto spuntano. Esatto, però nessuno nel film sembra farci molto bado. È un po' questa atmosfera di normalità su questa faccenda. Sì. E sostanzialmente fanno parte del folklore, insomma, del paese. Un raggio di luce per te. Sì, un raggio di luce illuminerà la vita buia e grigia, ma anche comunque questa monotonia che alla fine lui, cioè, tutto sommato se la vive, ecco. Dai, fai il nome. Arriva questa attrice di lunga data che viene dal teatro, questa Anna Falchi, okay. Che diciamo, ecco, personalmente mi permetto di dire l'unico neo forse di tutto il film. Ok. E cosa succede? Succede praticamente che il caro Francesco si innamora del personaggio di Anna Falchi, lo perderà. Però in una delle scene, probabilmente la scena più conosciuta del film, in cui i due sfociano in un amplesso fenomenale su una tomba, la povera Anna però non si accorge che arriva dietro uno zombie. Classico cliché, comunque. Se la mangicchia, esatto. Luca, il nostro fonico, fa atti strani. No, non è quello che succede. Mi dispiace, Luca, non è un film di Rocco. E sostanzialmente Rocco Everett. Esatto, Rocco Everett. Sostanzialmente, cioè, la perde, perché ovviamente lei, poveretta, cioè, muore, rinasce, gli spara in testa poi il nostro caro Francesco. E però, cioè, da qui diciamo che il film prende ancora una svolta forse più surreale di quello che era già all'inizio. Capiteranno sì, adesso non dilunghiamoci troppo sulla trama, gliene capiteranno di tutti i colori, con un finale tra l'altro molto onirico, cioè, che mi ha personalmente, la prima volta che l'ho visto, mi ha lasciato veramente di stucco. Ma okay, mi è
assolutamente piaciuto. E lo consiglio, io personalmente lo consiglio vivamente, perché è un film che merita veramente, anche proprio dal punto di vista stilistico, cioè un buon ritmo, una buona fotografia, sì, anche è recitato molto bene, diciamo, nonostante Anna Falchi e anche Stefano Masciarelli che fanno parte. Ah sì? Per chi lo conosce, sì. E vabbè, tralasciando questi personaggi un po' orrorifici, okay, è uno di quegli horror che si ricordano, anche perché il periodo dell'horror italiano era finito da tempo. Ma in realtà è un horror anche molto atipico, forse per questo è diventato un cult movie, un cult de gustibus. Al contrario invece di un'altra trasposizione di Dylan Dog, questa proprio più ufficiale, ufficiosa. Fra l'altro io mi chiedo ancora come abbia fatto Sclavia a dare diritti, ma vabbè. Ah, secondo me gliel'hanno shippati proprio due borseggiatori americani. Ma non lo so, anche perché la Bonelli in realtà. Vabbè, e insomma, quando questo c'è film, Dylan di Dog, il film, ovvero dal titolo originale Dylan Dog, Dead of the Night, un film inglese, se non erro, non sembra che sia americano, del 2010, diretto da Kevin Muro. Cosa dire di questo film? Guarda, io ho visto 5 minuti e mi sono bastati. Però poi ho scoperto. Aspetta, questo me l'hai detto prima. Ho scoperto. Libidine, come disse Jerry Calà. Ho scoperto la partecipazione di un personaggio che è a te, Jonathan. Perché dovete sapere che Jonathan Squillace ha due passioni: uno è il cinema, l'altra è il wrestling. Esatto, il wrestling. Compare niente proprio di meno che Kurt Angle. E come disse Jerry Calà, doppia libidine. Esatto, fra l'altro, cioè, ex medaglia d'oro alle Olimpiadi. Sì, che dopo si è buttato sul wrestling. Sì, per sappiamo. Infortuni anche. Cioè. Ma anche per pane, insomma. Anche per pane. Sì, di sicuro. Ecco, adesso tutti gli aficionados di Dylan Dog o di Kurt Angle mi dicano, per favore, potete scriverci sulla in nostra quale fanpage. Quale minuto compare effettivamente? Perché non uno, e soprattutto che ci azzecca Kurt Angle con Dylan Dog. Cioè, io spero che faccia una ankle lock. Ecco, questo fatto vi deve far capire quanto abbia del fumetto in sé di Sclavi, sì, questo infatti. Film. Okay. E comunque, come disse Jerry Calà, libidine coi fiocchi. Esatto. Tu volevi citare velocemente un'altra piccola opera? Sì, un'altra piccola opera che ha vinto anche un concorso prestigioso al Festival letterario, del Noir. Cinematografico. E no, volevo parlare di Nero di Tiziano Sclavi, che poi diventerà un film nel 92, interpretato da Sergio Castellitto. Oddio. Piccola chicca. Sì, comunque tu ce l'hai con tutti stasera. Stasera mi ritrovo. Va bene. Allora, la prossima volta invece, ragazzi e radioascoltatori, parlerò di spaghetti wrestling. Sarebbe, scusate, un genere interessante. Spaghetti western, scusate, ma stasera mi sono intorcolato anch'io. E con questa chiudiamo, ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Grazie per averci ascoltato questa ennesima puntata, ennesima figuraccia di Jonathan Squillace in finale di puntata. Ti diamo appuntamento alla prossima puntata con lo spaghetti wrestling. Ciao. Spaghetti wrestling.